Neanche il tempo di festeggiare la vittoria del campionato sancita dalla cristallizzazione della classifica di eccellenza, come da disposizione di Federcalcio e dell'ND, che il Castelnuovo si proietta alla prossima stagione da matricola in Serie D, con la voglia, perché no, di stupire e proseguire la propria ascesa impetuosa. Così il patron Umberto Marini e il presidente Giancarlo Di Flaviano sono subito pronti con la conferma del tecnico Guido Di Fabio e del DS Claudio Cicchi e l'innesto del nuovo preparatore atletico dall'importante pedigree Maurizio Di Renzo. Gli obiettivi di campo, come sempre, sono quelli di fare bene con le risorse che abbiamo. Noi ovviamente siamo una piccola della Serie D, quindi crediamo che molto venga dal lavoro sul campo e quindi lì non le segniamo energie. Io mi auguro di fare un campionato di soddisfazioni e spero in qualcosina più della salvezza, di fare un campionato regolare, ovviamente senza fare sogni realizzabili, però di fare un campionato di soddisfazioni. Società nuova per la D e che è pronta a far leva su chi, come Cicchi e Di Fabio, conosce bene la nuova categoria. La Serie D è un campionato difficile, però come lo è stato quest'anno quello dell'eccellenza. Però siamo convinti che col lavoro, come abbiamo sempre fatto, chiedendo ai giocatori, a noi dello staff, tutti quanti, il massimo impegno, alla fine col lavoro si possano ottenere sempre dei buoni risultati. Questa è la nostra filosofia, noi siamo pronti a buttarci subito in mezzo al campo perché è quello che sappiamo fare di più. E noi domani sera faremo una cena, festeggeremo la promozione, dopodiché da venerdì in poi parlerò con i ragazzi e io e Guido Di Fabio già abbiamo fatto il nostro programma e quindi per forza di cose dovremo parlare con i ragazzi e dire loro come stanno le cose. È evidente che ancora una volta non posso che ringraziarli tutti indistintamente, perché se siamo in Serie D dobbiamo ringraziare loro che sono stati, oltre dei grandi giocatori, ottimi giocatori, dei bravissimi ragazzi.